Amici telespettatori, ben trovati, filo diretto con Telenuova, con il sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato. Ben trovato. Allora, sindaco, direi di partire subito con i tanti argomenti legati ai fatti politici. Da qui a una settimana praticamente è stata presentata la nuova giunta, il nuovo esecutivo. Possiamo tirare un po' le somme? Che cosa possiamo dire rispetto a questa giunta, ripresentandola magari ai telespettatori meno attenti degli altri? Sì, ma abbiamo riorganizzato la giunta come era stato annunziato, che intorno alla metà di mandato avremmo dovuto farlo già qualche mese fa, 4 mesi fa, avremmo riorganizzato la giunta perché c'erano dei duplicati di attività che non andavano bene, c'erano dei settori scoperti, quindi senza assessorato, e c'erano alcuni settori di assessorato che richiedevano una gestione più tecnica e meno politica, cioè più svincolata da ipoteche politiche o di partito. Questa è stata la ragione per la quale abbiamo riorganizzato la giunta, con l'inserimento nel periodo giugno 2019, adesso completata gennaio 2020, di 3 nuovi assessori, che sono l'assessore Mario Prisco, già dirigente del comune di Nocera Inferiore, che si occupa di tutta l'attività urbanistica e di pianificazione urbana, l'assessore Nicoletta Fasanino, che è un valente ingegnere ambientale che si occupa di politiche per l'ambiente e l'ecologia, e della dottoressa Manzo, anch'ella già dirigente del comune di Nocera Inferiore, da poco in pensione, che è assessore alle politiche sociali. Questo ha poi consentito di incaricare l'assessore Ugolino della totalità delle attività dei lavori pubblici. Continua il dottore Campitelli ad essere lo storico, diciamo, assessore, già vice sindaco, alle politiche di bilancio e di programmazione finanziaria e tributaria. E poi c'è l'assessorato alle politiche per la cultura, che è in capo alla dottoressa Fortino, con delega vice sindacale, proprio perché il Partito Democratico non ha più 2 rappresentanze in giunta e probabilmente, proprio per una questione numerica, non avrebbe mai dovuto averle. Fu quella fase iniziale che portò alla doppia nomina assessorile. E poi c'è l'assessore Franza, che si occupa delle politiche di sviluppo economico commerciale, e quindi commercio e turismo. Ecco, inutile nasconderlo, sindaco, che il nocciolo della questione è stato il rapporto con il Partito Democratico. C'è stata la vicenda Trotta, c'è stata la vicenda Scarfò, c'è stata la vicenda provinciale che ha investito anche la sua posizione. Cosa è successo col Partito Democratico? No, non è quello che succede quasi quotidianamente col Partito Democratico. Anche quando apriamo i social troviamo sempre qualche distinguo e qualche polemica di troppo, che ci fa sinceramente dubitare della volontà di collaborazione ufficialmente proclamata da parte del Partito Democratico alla risoluzione delle problematiche della città. Perché è vero che c'è un documento pubblico ufficiale della segreteria cittadina e fa fede quello, ma è anche vero che ci sono i continui distinguo dei singoli consiglieri o di alcuni singoli consiglieri comunali del Partito Democratico, ragione per cui io li invito ad essere chiari: se pensano di voler fare altro, si avvino, facciano altro, ma lo dicano alla città in modo chiaro, senza cercare di tessere la tela di Penelope, perché questo non gli sarà consentito. Noi abbiamo un'amministrazione molto centrata su questioni di carattere tecnico-amministrativo, per le quali il Comune di Nocera Inferiore ha fatto buona parte del suo lavoro. Ovviamente il resto del completamento del proprio lavoro non dipende affatto dalle amministrazioni comunali, come sa ormai anche chi frequenta i bar, e dovrebbe quindi saperlo anche un amministratore pubblico, ma dipendono dalle interlocuzioni con gli enti sovraordinati, primi tra tutte la Regione Campania. Io ho sentito narrare proprio da parte di esponenti del Partito Democratico del lavoro fatto dalla Regione Campania a beneficio del nostro territorio. Ma dovremmo dire una verità completa, e cioè, per esempio, sulla questione di Monte Vescovado, mentre il Comune si è fatto carico dello sblocco delle ipoteche, dello svincolo dei suoli dalle ipoteche del Banco di Napoli, del mantenimento delle poste finanziarie che non la Regione, come è stato detto dal PD, ma IACP Salerno aveva appostato, e io mi sono impegnato a chiedere all'Acer
e alla regione stessa, che venissero mantenute quelle poste finanziarie già inizialmente destinate a noi, e la regione lo ha fatto, ma poi per gli interventi materiali di ricostruzione non è il comune che opera. Opera Acer, che è un'agenzia regionale. Dovremmo spiegare, per esempio, che sulla questione della bonifica dei fiumi e dei collettamenti fognari, mentre il Comune ha avuto una enorme funzione propulsiva a far sì che le progettazioni venissero finalmente completate e che si mettesse in appalto almeno il primo lotto stralcio di fognature, ma noi non abbiamo avuto ad oggi, almeno fino ad oggi, risorse aggiuntive di nessun tipo da Regione Campania, come invece ci sono state altrove. Quando ad esempio ci arrivano, lo dico anche a qualche esponente alla sanità del Partito Democratico di Nocera, ci arrivano i fogli delle case di cura private convenzionate, delle lamentele con il malfunzionamento degli ospedali e del pronto soccorso, e dobbiamo spiegare che i casi sono due: o chi si occupa di problematiche alla sanità dell'amministrazione comunale ed è esponente del Partito Democratico non è in grado di risolverle, e direi una menzogna perché non dipende da noi, oppure dobbiamo dire che abbiamo una serie di problematiche di sanità pubblica o convenzionata privata che non trovano sblocco sul nostro territorio perché ci sono problematiche regionali molto condizionate, dobbiamo dire, da quella che è stata la vicenda del commissariamento. Allora, anche una vulgata che si sta introducendo di recente sul programma e il non programma, per esempio, c'è la posizione di un consigliere di opposizione della sinistra che parla di promesse. L'amministrazione comunale, se solo si va a vedere qualche video delle nostre campagne elettorali, ha detto sempre una sola cosa: noi non sventoliamo promesse, ci sono video specifici su questo punto, abbiamo detto quello che avremmo fatto. Tutte le attività amministrative comunali, burocratiche, come correttamente è stato detto, sono state avviate. Ora adesso aspettiamo che chi deve fare il completamento delle attività le deve fare, se no noi non potremmo ottenere un risultato. E questo per dare una dimensione completa del problema, per cui io credo che non si possa e non si debba, come dire, creare o continuare a creare quasi quotidianamente un dissidio. Chi non è d'accordo va via, però lo spiega alla città, e noi avremo modo di spiegare in modo compiuto alla città tutto quello che il Comune fa e che magari la Regione non ha fatto ancora o non lo ha fatto nei tempi dovuti. Credo che questo sia un modo serio, lineare, per non tirare a campare. Voglio andare nello specifico con la posizione di Raffaele Lupi, che nell'altra Nocera, che sembra orbitare, insomma, inquadrato vicino a Picarone, uno dei rappresentanti politici regionali in quota De Luchiani. Ecco, le polemiche tirate fuori da Lupi, che come risponde lei? In questo no, io non so, onestamente, voglio chiarirlo, questa sua affermazione. Io no, non so, pare che sia, no, come si dice, radio marciapiede politico. Fermiamoci un attimo, io non penso che sia il caso in questa sede di parlare di questioni che riguardano poi le elezioni regionali e consiglieri. Il consigliere Lupi è un consigliere di opposizione della sinistra, che è una lista candidata sin alternativa a me, ma è pur vero che il Partito Democratico di Nocera ha dichiarato di voler aprire un ragionamento con le forze di opposizione consigliari della sinistra. E trovo una nota dove io e per avere... No, poi arriviamo anche alla sua posizione. No, io, la nota era quello che dicevo prima, cioè l'elenco, diceva appunto il consigliere Lupi, delle cosiddette promesse fatte. Ripeto, io non ho fatto promesse, non ne ho mai fatte, non è nel mio stile. Quando sento parlare di condivisione, no, nelle scelte, nelle decisioni, sono una persona che discute sempre di tutto. E poi ovviamente decide, non è che possiamo rimanere indecisi in eterno. E quando sento parlare di condivisione ad esponenti del PD, vorrei anche ribaltare il chiarimento e dire che la condivisione deve essere su tutto, anche sulle scelte che magari gli organi provinciali o regionali fanno in totale autonomia in casa nostra, e di cui il PD è parte in causa, certo, senza un coinvolgimento dell'amministrazione. Allora io credo che noi dovremmo davvero chiarire questo rapporto. Io ci tengo a ribadire una cosa: io sono una persona con tanti limiti come tutti, ma sono una persona seria, e credo che quando uno assume degli impegni li porta a completamento, se non è d'accordo chiude e se ne va. Ragion per cui l'azione amministrativa, che ha 2 anni e mezzo, che sono una finestra temporale importante, certo, non parliamo di 2 mesi e mezzo, va completata, si va avanti, se si vuole andare avanti, lo si fa in modo serio, composto, non isterico,
concludente e si cerca di risolvere alcune questioni, come ad esempio quella sull'inquinamento che è stata sul tavolo questi giorni. Ci arriviamo, però voglio, a questo punto la mia curiosità è palese, nel senso che da un punto di vista regionale, come, visto che ci sono anche questi importanti test, in particolare l'Emilia Romagna, ma c'è anche la Calabria, come si posiziona Manlio Torquato, anche in vista? No, io sono, l'ho detto sempre, ho sempre detto due cose. La prima è che io sono un sindaco civico, quindi nettamente distinto da tutti i partiti, compresi quelli che sono in coalizione. Ho detto anche che ritengo giusto sostenere candidati che siano del nostro territorio cittadino, municipale, perché il nostro territorio deve avere rappresentanze. Noi stiamo pagando il prezzo di una mancanza di rappresentanza regionale, se non con un'unica rappresentanza che è di Pagani, è l'onorevole Gambino, ma che è consigliere regionale di opposizione. E allora la mia linea continua ad essere questa, ma a condizione che sia una linea condivisa, che ci sia rappresentatività di chi ci deve rappresentare, che ci sia condivisione dell'azione amministrativa convinta e non a parole macchiate da leopardo, cioè si dicono cose e se ne fanno altre, o si fanno cose e se ne dicono altre. Laddove tira il vento, direbbe qualcuno. E io credo che poi bisognerà valutare e mettere sotto analisi quelle che sono state le politiche regionali dell'ultimo quinquennio per il nostro territorio, quello che non ha funzionato per il nostro territorio, quello che si dovrà fare per il nostro territorio e aggiungo ancora chi sarà la compagine, il candidato avversario, soprattutto il candidato che è importante. Guardi, io noto con molta sorpresa, capisco che la politica ha gradi di cinismo, ma non deve avere gradi di camuffamento. Io capisco che la politica abbia gradi di cinismo, cioè di praticità anche ruvida, però è certo, ci fa un certo effetto vedere che l'attuale presidente della regione flerti, o almeno dichiari di voler flirtare con i 5 Stelle, con i quali si sono tirati gli stracci a dir poco. Il problema più che quello, anche a livello nazionale, anche a livello nazionale, il problema più che quello però secondo me è che cosa sono i 5 Stelle oggi. Io ho, come dire, inteso lanciare un'alleanza nel 2015 civica e con una componente partitico-politica, perché ritenevo e ritengo che il riformismo a sinistra sia stato una cosa positiva, non quello che sta diventando oggi l'alleanza tra PD e 5 Stelle, che è una nuova sinistra massimalista con attoni di populismo abbastanza, come dire, inquisitorio, marcati, marcati. Se quello deve essere chiaro che sarebbe, io penso all'elettorato, non a me, difficilmente digeribile. A proposito, quanto entra la politica, tornando a livello locale e non regionale, su Nocera e la sua città ovviamente che lei amministra, nelle commissioni? Quanto c'entra la politica sulle nuove presidenze consiliari, e soprattutto la posizione di Viario Capaldo, che non si capiva in maggioranza? Le commissioni consiliari le decidono i consiglieri comunali. Il consigliere Capaldo è stato un consigliere che ha accompagnato l'amministrazione mia dal lontano 2011. Fu nominato da me assessore in una proposta di 4-5 consiglieri comunali dell'allora lista centrista dell'Udeur, fu scelto da me, fu accettato dalla sua lista, poi modificai quella giunta come avviene di solito a metà percorso, come ho fatto anche adesso, a metà percorso, per ridare smalto, e gli fu consentito di entrare in consiglio comunale. Credo di avere avuto all'epoca con la dottoressa Pisanzio un qualche merito. Oggi si è verificato un dichiarato contrasto da parte del consigliere Capaldo rispetto alle questioni di formazione della giunta. A dir la verità, proprio il suo gruppo mi aveva suggerito e proposto un assessorato di valenza tecnica come la dottoressa Manzo, salvo poi lamentarsi di una mancanza di rappresentanza politica in giunta. Io ricordo con le stesse parole del consigliere Capaldo che egli ha anche, come dire, ritenuto di sostenere una, come dire, una delega in bianco al sindaco. Ora, quali possano essere le sue scelte, se calibrate sull'opposizione, se di avvicinamento all'opposizione, e ce ne faremo una ragione, nel senso che continueremo ad amministrare nella misura in cui sarà possibile e alla nostra maniera. Quando dico alla nostra maniera intendo dire senza presunzione, con quel tasso di libertà e di autonomia decisionale
che deve portare perlomeno al tentativo di risolvere alcuni problemi, uno dei quali è notoriamente l'inquinamento da mobilità. Vorrei arrivare all'inquinamento, anche perché lei con l'assessore Fasanino ha fatto una sorta di briefing non appena nominato l'assessore. C'è una nota proprio di queste ore in cui proprio l'architetto Fasanino ha incontrato i dirigenti del settore ambiente, la presidenza della Nocera Multiservizi. La nota recita: è stata stilata una scala di priorità degli interventi. Ci può delucidare in merito? No, io incontrerò l'assessore Fasanino, mi ha fatto corrispondenza via mail e mi ha aggiornato sommariamente delle sue attività. Saluto con favore che è un assessore che alle 8 del mattino era in giro per gli uffici, dall'ecologia a quelli della multiservizi, a conferma di un impegno diciamo serio. Ricordo a tutti che l'ingegnere Fasanino è anche consulente tecnico del comune di Nocera Inferiore per la vicenda Fosso Imperatore e lo è stata per altri procedimenti autonomi, ovviamente totalmente, per la Procura della Repubblica del Tribunale di Nocera Inferiore. È un ingegnere di provata qualità, di non esperienza politica, ma qui parliamo della soluzione di questioni e di problemi. Come tutti i problemi, voglio chiarirlo, soprattutto a chi dall'opposizione o a qualche consigliere di maggioranza fa la nota della lavandaia. 10 su 10 problemi alcuni si riescono a risolvere, altri non si riescono a risolvere. Quelli che non si riescono a risolvere talvolta dipendono da noi, molte volte non dipendono solo da noi. L'inquinamento è uno di questi. L'ingegnere Fasanino è stata messa, non appena ha parlato, in modo anche, come dire, poco opportuno da parte di qualche consigliere comunale, cioè da puntare il dito, appena ha parlato di una ipotesi, quella che lei ventilava come ipotesi, il pedaggio per gli ingressi in centro città, che è un modello che si applica nelle grandi città, che io non condivido per Nocera, ma ben mi sono guardato dal puntare il dito pubblicamente. Ritengo che questa è una questione che vada approfondita in sede di discussione con l'amministrazione, ma sapendo che è una problematica di comprensorio. Quando si dice ma abbiamo l'inquinamento a Nocera, è vero, noi siamo in procinto di varare, credo ci vorrà ancora qualche mese, lo studio per il nuovo piano di mobilità urbana, ma ho sempre detto, e solo chi non vuol capire non capisce, che quella questione è una questione che riguarda principalmente la mobilità dell'agro, il traffico e l'inquinamento che percorre la statale, dove c'è la nostra centralina di rilevamento, viene da Nocera Superiore, San Giorgio, Rocca Piemonte, o anche quello che entra al tribunale, o presso il casello da Pagani. Per la rotatoria, qualcuno lamenta, ma siete stati inseriti in graduatoria dalla Regione, e ringrazio la Regione per questo, ma non avete, come dire, ancora fatto i lavori, ma stiamo lavorando per la cessione dei suoli, perché erano di Società Autostrade. Società Autostrade oggi non ha più la titolarità di quella concessione e quindi deve trasferirci alcune aree su parte delle quali interviene l'intervento rotatorio. Non è una cosa semplice, ma si farà. Purtuttavia il traffico c'è, quindi se non c'è una soluzione di comprensorio, come sto invocando inascoltato da tempo, io ho scritto al prefetto, ho scritto ai comuni, ho scritto alla provincia, ma non è che noi lo possiamo fermare. È chiaro che uno inventa magari delle soluzioni drastiche, come si ipotizzò con le targhe alterne, poi non andate a completamento, o si può dire, per dire, del pedaggio, ipotesi che io non condivido, ma di cui si può discutere, o con un piano della mobilità che preveda orari drastici di attraversamento della statale. Cosa ci sventoleranno contro poi i soliti soloni? Che abbiamo bloccato la statale? E magari si alzerà qualche consigliere comunale, non so di quale partito, magari del solito partito, a dire ma tutto orquato, ma se questo deve essere fate un'altra cosa e ci liberiamo dal pensiero una volta e per sempre. La verità è che la problematica dell'inquinamento è una problematica complicata e inevitabilmente di territorio. Noi stiamo ancora aspettando la famosa metropolitana dell'agro. O la variante alla statale. No, la metropolitana dell'agro, di cui abbiamo sentito parlare anche diciamo di recente, ma che ancora non c'è sul nostro territorio. Mentre altri territori, e non dipende, voglio chiarirlo a chi ha detto altro, da una proposta del comune, perché il comune, qualcuno che parla a vanvera dovrebbe sapere che anche amministratori locali della nostra città
Il comune non è il titolare della concessione delle linee ferroviarie, anche di cosiddetta metropolitana leggera, lo è la regione Campania. Quindi io sento dire delle cose dove faccio delle volte difficoltà a capire, di distinguere tra l'ignoranza e la non buona fede. Quindi questo è un aspetto importante da dire. Senta, ha parlato di inquinamento, ha parlato di mobilità, non posso non chiederle, nell'ambito della ristrutturazione dell'ente che lei sta portando avanti ormai da tempo, anche le novità nell'ambito del corpo di polizia municipale. Ecco, visto che abbiamo poco tempo a disposizione, sì, no, chiudiamo subito, per esempio, fare un sunto. Tra le tante cose, lei ha parlato prima della nota di un consigliere di opposizione, sì. Si è parlato, parlava, dicevo, e stiamo ancora aspettando... No, siamo ancora a una serie di cose abbastanza, diciamo, ovvie che un consigliere di opposizione però dica. Dice sì, stiamo ancora aspettando la riorganizzazione della macchina comunale, ma evidentemente a costui è sfuggito. Stiamo parlando sempre del consigliere Lupi. Ma per amore, il consigliere Lupi fa onestamente il suo mestiere, no, però per dentro le cose del suo mestiere da fare onestamente c'è la preventiva necessaria informazione sugli argomenti. Allora, il comune è l'unico comune che ha bandito, tranne Cava dei Tirreni e Sarno, che sta facendo la sua attività, i propri concorsi. Abbiamo già inserito 11 nuove unità nello spazio di un anno, tra settore tecnico, settore amministrativo, settore finanziario, settore finanziario. Adesso ci sono a bando e Polizia Municipale, sì. Anzi 13 compresi la Polizia Municipale. Ne stiamo inserendo altri con i nuovi bandi di concorso. Abbiamo nominato per la prima volta il consigliere Lupi, è giovane giustamente e non può ricordarlo, ma qualcuno che gli è più vicino glielo potrebbe dire, che in precedenza il comune di Nocera ha speso per ben 10 dirigenti, tutti a tempo determinato. Cioè noi abbiamo buttato i soldi per avere 10 dirigenti, che erano un'enormità, manco il comune di Milano, e poi ci sono altre. E erano tutti dirigenti a termine, cioè con contratti temporanei, per cui abbiamo messo i denari, li abbiamo persi e poi sono tutti signori che sono andati legittimamente lì. Certo. Per la prima volta sono abbiamo fatto una ristrutturazione dell'organizzazione comunale con 5 dirigenti, la metà, quanto era giusto a mio parere darne per l'organico comunale di Nocera, di cui già sono 3 a tempo indeterminato. Per la prima volta sono stati fatti i concorsi. Poi ci sono ovviamente le procedure amministrative del secondo in graduatoria, sì, del terzo, sì, in graduatoria, sì, che fa il, sì, ricorso, ma le procedure sono di stabilizzazione. Ne abbiamo 2 a tempo determinato, che sono il settore territorio ambiente e il settore lavori pubblici, per i quali aspettiamo ovviamente anche lì un'ipotesi di definizione di un profilo dirigenziale a tempo indeterminato, almeno uno dei 2 settori da coprire. La Polizia Municipale. Sì. Dottore Contaldi, che saluto, è andato a Castel San Giorgio. Noi abbiamo adesso... Un interregno? Sì, perché abbiamo una facente funzione che è il capitano Caso, che ringrazio per l'impegno insieme agli altri ufficiali. Abbiamo fatto la procedura di selezione sulle 3 unità, credo al lume di orecchio, diciamo, non di naso, che dovrebbero essere privi probabilmente dei requisiti, quindi dovremo riformulare un avviso. Nel frattempo ci sono i bandi di concorso per un profilo direttivo di Polizia Municipale e per ben 8 unità di Polizia Municipale di fascia C, cosiddetti agenti di Polizia Municipale. Nel frattempo abbiamo le 10 unità a termine, insomma Nocera lavora nonostante una fatica enorme, grazie anche, io lo voglio sempre ripetere, non per piaggeria ma perché la verità, a 2 settori delle forze dell'ordine, in particolare anche la Guardia di Finanza, ringrazio, sia chiaro, e il suo comandante, ma in particolare la Polizia di Stato e il Comando Compagnia Reparto dei Carabinieri, che è un comando compagnia di eccellenza, quindi assolutamente importante. 2 argomenti in uno. Lei prima ha accennato ai problemi sanitari che ci sono comunque nel territorio, la inserisco anche sotto l'aspetto sanitario ma anche e soprattutto sociale il piano di zona. Quali sono le novità che bollono? Il piano di zona è stato innanzitutto riorganizzato grazie al lavoro del nuovo coordinatore, nonché dirigente a tempo indeterminato del Comune di Nocera Inferiore, che è il dottore Sampogna. Ha completato e migliorato parte del lavoro che era stato svolto in precedenza dalla dottoressa Montuori. Noi l'abbiamo avvicendata perché c'era anche una conseguenzialità di legge, cioè la normativa prevede, la normativa regionale, che nei comuni in cui c'è la dirigenza il profilo di coordinamento venga incaricato al dirigente, quindi quando si è insediato il dirigente si è provveduto alla nomina di quel dirigente come coordinatore, così come, diciamo, ampiamente sollecitato anche dal precedente assessore alle politiche sociali.
Poi abbiamo adesso riattivato, diciamo, questo è un fatto meramente comunale, una funzione più tecnica per le politiche sociali con la dottoressa Manzo. Sono stati riallineati buona parte delle attività, alcuni pagamenti sono adesso in corso di rielaborazione, ad esempio sugli assegni di cura, che era una cosa pregressa, l'ASL ha da poco licenziato gli atti da rimettere al piano di zona per liquidazione del periodo marzo-luglio 2019, è stata immediatamente pubblicata la determina di liquidazione e quindi saranno messi in pagamento nelle prossime settimane. Altrettanto è stato fatto per alcune altre attività per centri anziani e centri disabili, non appena ci sono state le rimesse di pagamento dei singoli comuni aderenti, il dirigente coordinatore ha provveduto ai relativi conseguenti atti, quindi i pagamenti saranno rimessi di lì a poco. C'è solo un problema pendente, credo, con un comune, adesso non voglio insistere, mi pare sia Nocera Superiore, perché c'era una definizione di rapporto tra il precedente coordinatore e quanto invece sostiene il Comune di Nocera Superiore, ma riguarda, mi ricordo se è una cooperativa anziani o disabili, ma sarei improprio, ma comunque non è importante, insomma la macchina si è ampiamente riavviata e di questo sono contento. Io continuo a pensare che l'azienda sia la soluzione necessaria, continuo a dire che il terminale, questo lo dico anche agli assessori degli altri comuni, che diciamo quasi tutti, non tutti, ma quasi tutti in modo molto ordinato si rapportano al coordinatore del piano di zona e non all'ufficio di contabilità del comune di Nocera Inferiore, che è vero che è l'ufficio di contabilità che gestisce ed eroga le risorse per conto del piano di zona, ma per conto del piano di zona per l'appunto e non per conto di ogni singolo comune o assessore. Stiamo lavorando bene anche su quello, sono stato, e non c'entra col piano di zona, ma con i nostri servizi sociali presso il comune di Nocera Inferiore, erogati dal piano di zona pochi giorni fa al centro sociale di quartiere De Nicola a Via Loria, dove ho trovato una situazione incomprensibile e dal punto di vista logistico proprio delle condizioni materiali di quel centro, ma soprattutto dal punto di vista organizzativo, una cosa che grida vendetta per la confusione totale che c'è tra anziani, disabili, associazioni di protezione civile, chi tiene le chiavi, chi posa le chiavi, chi parcheggia la macchina. E lì voglio rassicurare tutti, anche qualcuno che si lamenta magari, andremo ad alzo zero e ripuliremo e riordineremo tutto come già abbiamo iniziato a fare nella scorsa settimana, ma lo faremo anche rispetto all'occupazione di quei luoghi e lo faremo perché lo ritengo giusto come servizio da erogare agli anziani e ai disabili, non ad un mare di gente che lì entra senza titolo. Dobbiamo riallocare invece alcune associazioni in sedi diverse da quella attuale, perché la temporaneità non sia più temporaneità, ma sia permanenza. E concretezza. E concretezza. Quindi stiamo lavorando su quel fronte, io sono convinto che la dottoressa Manzo, per la sua grande esperienza, equilibrio e buonsenso e capacità relazionale, saprà fare quello che deve come assessore alle politiche sociali. Flash, proprio ha già sentito D'Ambrosio che è tornato quale direttore sanitario all'ospedale? Sì, l'ho sentito telefonicamente e lo andrò a trovare lunedì mattina alle 12. Quindi ci sarà un incontro anche per l'aspetto, certo, sanitario. Sì. Che cosa si aspetta? Visto che ci guardi, sono comunque... io credo, lo ripeto quello che ho detto prima, come ribadisco, come ritengo non ci sia buona fede quando ci sono imputazioni al comune di responsabilità che notoriamente, amministrativamente, giuridicamente non sono del comune, altrettanto dico non ce la possiamo prendere col direttore sanitario per tutto. Se il rubinetto dell'acqua che sta a Napoli o a Salerno nel caso della direzione sanitaria, della direzione generale ASL, non funziona tempisticamente come si dovrebbe, parliamo del nulla. Però io sono fiducioso che col presidente De Luca, con lo sblocco del commissariamento, possa finalmente portare buoni risultati. Clementino è stato pagato? Clementino è stato pagato, ci consente di fare una battuta. Noi avevamo il dovere ritengo giuridico, perché bisognava evitare rischi di commistione dal punto di vista di eventuali profili di penale responsabilità tra gli uffici comunali e l'artista. Io ci ho sempre creduto non poco, assai poco, l'ho scritto anche in un post molto articolato, qualche persona da bene, tra virgolette, ha alimentato una caciara indegna sui social, che è l'unico luogo dove davvero uno vale uno, l'ultimo stupido come il più intelligente delle persone, sono totalmente uguali là sopra, chiunque scrive e dice fesserie.
ma abbiamo più di una volta chiarito che quello innanzitutto era un atto dovuto. Non mi metto qui a fare il penalista perché annoiare le persone sembrerei saccente, ma vi chiedo di fidarvi un poco di quello che dico, almeno per professione. E però avevamo anche detto che quella era una cosa assurda, perché Clementino è stato chiamato qua sapendo benissimo noi il genere di musica che faceva, con un risultato brillantissimo in termini di risultato. È stato contestato da qualcuno che ci ha voluto mettere il ditino nell'occhio, perché forse gli sono andate le scarpe strette, e ha iniziato a dire: ma quello sul palco ha detto, ha fatto, che non c'erano le canzoni, cioè comportamenti. Comportamenti inesistenti, la procura, in men che non si dica, e ringrazio in questo la procura per la sollecitudine e la serietà con la quale ha svolto la tempistica della propria attività di indagine, anche perché si tratta di un artista di valenza nazionale e non lo potevi immischiare nelle beghe di paese di qualche stupido, e quindi ha risolto la questione bene, per tempo, e nei tempi previsti dal nostro contratto abbiamo rispettato e disposto il pagamento. A proposito di battute, voglio chiudere, ma circola una voce da marciapiede, ma Manlio Torquato candidato al comune di Pagani, ma che c'è di vero? No, c'è qualche amico, no, c'è qua, non sono un candidato da esportazione, non sono Alfieri, tanto per capirci, che va girando un po' tutti i comuni intorno, no, col massimo rispetto della sua funzione, certo, di chi lo vota, ci mancherebbe. No, no, c'è qualche amico di Pagani che mi sta mettendo in croce, dice: ma sai, ma tu perché? Dice: a Pagani ti vogliono bene. In realtà io ho buoni rapporti con i paganesi, che ritengo essere una delle migliori, lo dico senza piaggeria, certo, una delle migliori popolazioni in termini di generosità, di sincerità, di autenticità, a parte la rivalità calcistica, quella è un'altra storia. E non la mettiamo proprio dell'agronocerino sarnese. È gente diretta che non le manda a dire. Delle volte però fanno un po' troppa confusione, compresa la vicenda amministrativa, dico io. Quindi lo dico con grande piacere personale, ma ringrazio chi me lo propone. Lasciamola una battuta. Sindaco, io ringrazio lei, è sempre esaustivo, credo che i cittadini e i telespettatori non possano che essere soddisfatti, perché quando si mettono i puntini sulle i in modo serio su tanti argomenti non si può che essere soddisfatti. Grazie a Manlio Torquato. Grazie a voi. Grazie, alla prossima.